Oggi una sessione di metal detector, sharp shooter, la proviamo. Questo 70 55 67 77 68, un pezzettone enorme di piombo. Oh, sì, pesantissimo. Pesa mezzo chilo. Che pezzettone. Mamma mia. Strano però, come dico, un pezzettone così di piombo. Oh. Ma piombo. Oh. Ma pesantissimo, metallo e metallo. Pesantissimo, cosa c'è di più pesante del piombo? Sapete voi? Boh. Veramente pesantissimo. Massiccio proprio, però ha una strana conformazione anche qui in mezzo, sembra boh, strano qui in mezzo che abbia questa zona distrutta, porosa. Boh, mettiamo via, poi lo cerchiamo di capirlo cos'è. Comunque, primo target sicuramente positivo, certo. Sicuramente primo target positivo per la sharp shooter. E ho visto che era un ID non tanto proprio stabile, ma mi ha dato proprio modo di voler scavare questo target. Quindi sì, c'è stato il dubbio, ma come ripeto, nel dubbio con la Latigol si scava. Cosa potrei dirvi in questa sessione? Intanto cerchiamo qualcos'altro di bello. Potrei dirvi che vedo tantissimi metal detector in vendita, usati. Questo è segno sicuramente di non so, posso dire poca esperienza, posso dire un po' di frustrazione, perché non si è capito bene quel linguaggio di quel metal detector. Sì, parliamo di metal detector comunque di fascia almeno medio alta, ecco, non parliamo proprio di entry level, che vabbè, hanno poche caratteristiche, sono spartani, sono quasi dei cercametalli all metal, quindi, però metal detector mediamente di fascia media o alta ne vedo tanti in vendita, segno che tante persone secondo me magari sono la prima esperienza e non hanno capito come quel metal detector si comporta, come analizza un metallo e che risposta dà sopra quel metallo, ecco, insomma. Diciamo che il mio consiglio è sempre quello di dedicare molto più tempo a un metal detector prima di ritenerlo non valido. Poi se per caso un metal detector che ha dei problemi o dei difetti è un altro discorso. Questo, vediamo cos'è questo. 99, 87, 90. Adesso mi dà 80, 82, 84. È profondo, quindi questo è da scavare. È un ID molto alto, però è da scavare per forza questo. Questo è da scavare per forza. Un ID molto alto, va leggermente sul ferro, ma poco però. Però siamo sotto una ventina di centimetri, quindi è sicuramente qualcosa di non proprio recente, ecco. Quindi probabilmente non è uno strappo di lattina, ecco, diciamo. Quindi si scava. Se fosse stato in superficie magari avevo qualche dubbio di più. Però andiamo a vederlo insieme. Aspettate un po'.
Vediamo un po' cos'è qua. Questo? Ah. Un manico di qualcosa, sì. Molto vecchio. Quindi, secondo target dell'Atigold. Secondo target dell'Atigold è sicuramente un target bello. Ok, sì, è distrutto. Ma è un target bello. Positivo. Che andava scavato. Due target, primi due target, primi due target, e abbiamo trovato un malloppone enorme. Penso sia piombo a questo punto, ma pesantissimo, pesantissimo. E poi questo pezzo di, non so, un pezzo di qualcosa, non so, si appendeva qualcosa questo. Molto vecchio, non so neanche che materiale è, leggerissimo, molto molto leggero, forse un alluminio molto vecchio. Ricordo che l'alluminio è stato scoperto, non inventato, è stato scoperto nel 1800, quindi l'alluminio è un metallo molto recente, quindi, però non so, molto leggero. Bene. Allora, mi dà un tono ferroso, ma come vedi non va mai sotto i 40. Niente, voglio scavare anche questo. Come fai a non scavarlo questo? Lo scaviamo sicuro. È un pezzettino di alluminio. Ok, lo portiamo via, lo buttiamo. Qua intanto c'è qualcosa di 55, andiamo a vedere cos'è. Cinquantacinque, 51, vediamo cos'è. Ah, superficie, porcheria. Porcheria, un lamierino. L'ho trovato anch'io un lamierino adesso, 51-52, eccolo qua, lamierino, 51-52. Andiamo a vedere cos'è, tirato fuori. Ah, un altro pezzo di lamierino. L'altro lamierino. Allora, cosa stiamo notando di questa piastra? Che dai, c'è altro, fammi vedere. No, perché sto provando questa piastra nuova per me, c'è già qualche anno, ma è nuova per me. Dicevo, stiamo notando che dai 50 ai 60 suona molto bene i lamierini e l'alluminio. Dai 50 ai 60 sembra. Questo siamo un 53, può darsi che un altro lamierino, però spostandoci, ma questo è un altro lamierino. Allora, maledizione, sti lamierini in superficie, ma devo per forza tirarlo fuori. Una porcheria anche questa. Sì, quindi si sta rilevando molto molto preciso per quanto riguarda i lamierini. Ma adesso li sto scavando perché sono con voi, perché sto imparando questa piastra nuova. Però stiamo veramente notando che sui 50-60 sono tutti lamierini. Bene, allora stiamo facendo una bella esperienza di lamierini con la nuova piastra Sharpshooter, che mi sta dando lamierini, mi sta dando lamierini da, diciamo, dai 40 ai 60, con un leggero tono ferroso, quindi probabilmente sono lamierini tendenti a qualcosa di ferro, anche se non è arrugginito. Ma è interessante, non credete che sia un difetto. È interessante perché sto facendo, ogni piastra ha le sue caratteristiche. Io adesso con la performance originale la conosco bene e tutto, però ora, con questa sto notando questo, che dai 40 ai 60
per adesso tutti i lamierini in alluminio, quindi a parte magari qualche 10 lire in alluminio, direi che da 60 in giù, con questo tipo di piastra, dai 60 in giù, probabilmente non è da scavare. Poi sai cosa facciamo? Proviamo una monetina in rame e vediamo se che dimmi dà. Anzi, lo facciamo subito, tutta la macchina qua vicino. Datemi un secondo, scaviamo giusto così, mettiamo sotto subito un 5 centesimi Vittorio in rame molto liscio. Mettiamolo là e vediamo un attimino cosa ci racconta questo Vittorio. Vediamo un po'. Infatti ci dà un ID molto alto, cioè molto alto, guarda, 79, 83, 79, 84, 67, 82, 77, spostiamoci di 90 gradi, 82, 71, 87, 68, 85, 75, 83. Quindi moneta in rame di Vittorio, come hai visto, dai 60 in su, dai 60 ai 90 più o meno. Bene, la conferma alla mia teoria di prima. Invece con la piastra originale, la performance, monetine le trovo anche da 40 a 60, Questa, essendo che ha una tecnologia booster, mi sembra una centralina, una specie di, come posso dire, di amplificatore, mi sembra che ha una specie di una centralina di amplificatore l'anello. Probabilmente alza tutto di una ventina di punti, Quindi qua c'è la mia monetina. Bene, la mettiamo da parte di qua. Ora mettiamo sotto, proviamo un bronzo del francese, sempre là sotto, copriamolo. Mettiamo su anche i sassi, boh, così riproviamo questa, vediamo un po' cosa ci dice. Sessanta, aspettate un po' che forse ho messo dentro qualche schifezza qua, però questo, aspetta, 02. Questo è molto strano, questo è un bronzo. Quattro, 86, però non vorrei che quei due sassi sono un po' ferrosi, perché mi va decisamente sul ferro basso. Fammi togliere un attimo questi due sassi qua, fammi capire se erano questi due sassi che erano magari hot rock. Probabilmente sono hot rock, vediamo. Allora, adesso infatti è decisamente diversa la situazione. Infatti mi dà un po' di disturbi su queste pietre. Vediamo di nuovo adesso. 99, 91, 93, 99, 99, 89, 90, 99, 04, ma ci sarà altro. 99, 94, 90, 86, 87, 81. Quindi hai visto che la piastra, l'anel ti alza i target buoni di 20 punti dall'originale, di 20 ID, diciamo, dall'originale. Quindi vediamo un po' dove adesso sta. Dove l'ho messa? Eccola qua. Bene, quindi abbiamo visto anche una monetina di bronzo. Continuiamo un attimo questo piccolo test, vediamo ancora se abbiamo altre monetine. Mettiamo giù un alluminio, sì, mettiamo giù un 10 lire aratro, guardalo qua, 10 lire aratro spiga, mettiamo lì sotto, copriamo.
Copriamo, vediamo un attimino questo 10 lire cosa ci racconta con l'anello. Spostiamo la cosa. Allora, mettiamoci così. 92, 90, 87, 99, 89, 81, 93, 90. Spostiamoci così. Qui fa fatica. 67. Da questo lato non lo scaverei, eh. Questo, sincero, questo mi dà 001, strano. Proviamo a fare un reset un attimo di fabbrica. Andiamo un attimo. Bene, abbiamo fatto un reset di fabbrica. Lasciamolo sempre come prima però, eh. Quindi discriminazione avevamo portato a 38 prima. 38 iron audio. Facciamo un bilanciamento. Dove sta zitto un attimo. Dove sta zitto un attimo. Qui. Ok, 75 sembra. Vediamo un attimo adesso. Non lo scaverei di qua. Mi devo spostare di 90 gradi e 92, 86. Bene, allora sto facendo esperienza con questa anella. Quindi target dubbiosi, tendenti a un suono ferroso, ma anche se non va sul ferro, qualche volta va però. Sì, diciamo che sto alluminio, essendo in alluminio in effetti non è un bel target, infatti è molto ballerino come target, non lo scaverei, per esperienza questo target ballerino che abbiamo visto non lo scaverei, quindi probabilmente le 10 lire resteranno giù. Non mi veniva voglia di scavarlo, eh. Ah, aspettate, abbiamo anche altra roba da mettere qua sotto. Aspettate un po', facciamo un'altra prova. Una mistura d'argento. Questo è un 2,6 soldi. 2,6 soldi, mistura d'argento. Vediamo un po' là sotto cosa ci racconta, eh. Siamo a un buon sopra i 15 cm, anche più forse. Vediamo questa mistura d'argento o il metal. No, siamo in discriminazione. Vediamo. Allora, anche così non la scaverei. Mi sta dando un segnale, ma non lo scaverei, eh, questo. Mettiamoci di 90 gradi. Allora, 90 gradi. A 90 gradi a questo punto, guardando l'esperienza che sto vedendo adesso qua, sì, probabilmente lo scaverei. 87, 99, 88, quindi possiamo dire che quando abbiamo ID dai 60 ai 99, dai 60 ai 100 direi, ID dai 60 ai 100 è tutto da scavare, tutto buono. Anche se non è un suono pulito dovuto magari alla mineralizzazione del terreno, però da 60 a 100 qua bisogna scavare tutto con questa piastra, eh? Questo è quello che sto notando, eh. Cosa? Vediamo un po' dov'è questo piccolo piccolo due soldi, eh. Eccola qua, perfetta. Vedi che senti la mineralizzazione, è molto forte perché anche lui la sente. Senti?
questo non è un target ma è mineralizzazione, ed è questo che la piastra sente, che va sul ferro, senti. Poi ovvio con questo qui schiacci, vai a calibrarti sul, ti vai a calibrare sulla mineralizzazione, senti, l'hai annullata, e se c'è dentro la monetina la senti. Allora adesso mettiamo giù un 10 centesimi, un vittorione grosso, ok, una bella patina, un bel rame pulito, insomma, mettiamolo giù e vediamo un attimino cosa ci racconta, sapendo che qua sotto c'è mineralizzazione, perché abbiamo visto che con un buon pinpointer come l'XP abbiamo visto che c'è mineralizzazione, abbiamo fatto abbattimento. Ok, rifacciamo la prova sul vittorione da 10, vediamo. 99, 96, 99, 96, mettiamoci 90, 99, 96, 96, 99, 95, ma che idee altissimi. Adesso provo a fare la stessa cosa fuori buca, però idee altissimi con questa piastretta, con questa nail piccola, idee altissimi proprio, oh, veramente pazzesco come sono alti questi idee. Adesso provo un attimino a buttarla così proprio, no, devo capire perché non vorrei che ci fosse un po' di iron masking qua, nel senso che essendoci un po' di mineralizzazione, proviamo qua, buttiamola lì. Comunque ci dà 78, 78, 79, 79. Spostiamo un attimo perché secondo me c'è altra roba qua intorno. Siamo qui. Ecco, proviamo qua. 78, 80, 79, 80, 78, 80, 79. Quindi proviamo di 90 gradi. 79, 78, 80, 79. Quindi sembra che questa piastra soffra un pochino la mineralizzazione. Infatti qui sotto vedi che mi segna mineralizzazione, mi segna 1,02. Proviamo a portarlo in all metal. Questa è mineralizzazione, questa è mineralizzazione. Ora ti faccio capire perché è mineralizzazione. Vi faccio un'altra cosa che puoi fare con metal detector non cinesi. Facciamo così, vi faccio vedere perché è mineralizzazione. Andiamo su ground, che è a 50, e lo abbassiamo, guarda, lo abbassiamo a 0, quindi azzeriamo il bilanciamento a 0. Bene, poi abbiamo portato a 0 anche la finestra. Bene, ora se io vado su quella buca di prima, sentirai quanta mineralizzazione c'è qua dentro, guarda. Senti? Questa è tutta mineralizzazione. Anche queste pietre, guarda, sono hot rock, vedi che segnano 0, però sono hot rock, è tutto mineralizzato qua. Dove vado? Vado? Senti? Tutta mineralizzazione. Ecco. Vedi? Suona tutta mineralizzazione. Ora con metal detector cinesi da 100 euro queste cose non le puoi né fare né vedere. Quindi senti, quindi è un terreno ultra mineralizzato, quindi la monetina sotto qua la rileva, si sì, fa fatica un leggermente, ma la rileva a 15 punti in più. Adesso gli metto la monetina lì sopra, proprio sulla, così, proprio appoggiata così. Vediamo. Vedi, ce la alza di tanto. Sì, ci dà qualche 70-80. Ok? Sì.
70-80, ogni tanto va sul ferro, ma perché siamo con abbattimento del terreno adesso qua. Però adesso facciamo ancora un'altra prova. Intanto stiamo facendo delle prove per capire la piastra, no? Adesso facciamo di nuovo un abbattimento del terreno, che abbiamo visto che è 50. Poi andiamo in sottofinestra, la portiamo a questo punto, essendo un terreno molto mineralizzato, pure se è a 60, a 50 lo portiamo a 0,6. Bene, vediamo cosa succede adesso. Sempre su questa monetina. Vedi che l'abbiamo perfettamente gestita adesso la mineralizzazione. Senti? E allora? Ora, per fare ancora questa prova, perché sentite bene, guardate il display, a parte un qualche 0,4 della mineralizzazione, ma lui non è più nervoso. Ora, scaviamola di nuovo, la rimettiamo sotto nella stessa mineralizzazione che abbiamo visto di prima, che abbiamo visto che era molto potente. Vediamo un attimino cosa ci dice adesso sotto questa mineralizzazione, sempre lì a un 15 cm, guarda, là sotto. Vediamo adesso con l'impostazione del ground, sì, ma anche con l'impostazione della sottofinestra a 6. Vediamo adesso, stesso test di prima, stesso punto, stessa mineralizzazione. Vediamo. Ora, cosa notiamo? Siamo in all metal e accendiamo, c'è anche l'iron audio acceso, siamo in all metal, iron audio acceso, però alziamo la discriminazione a 40, vediamo. Un totto, molto molto mineralizzata qui la cosa, molto mineralizzata, si sente, 99, 98, 86, quindi è ovvio che quando senti un buon target, un buon segnale, devi girare intorno, non puoi restare solo su un punto. Infatti se ci mettiamo solo da un lato non lo scavo questo, guarda, se mi metto di qua mi segna solo 0, e pur sentendo comunque che c'è un tono alto mi dà segna solo 0 lì di, quindi non lo scaverei. Se mi sposto di 90 gradi decisamente lo scavi questo, perché sei da 60, 99, 77, 83, questo lo scavi sicuramente. Ora proviamo a fare la stessa cosa in discriminazione, mettiamo in discriminazione, lo portiamo al massimo 44, sensibilità massima, vediamo. E questo lo scavi questo col senno di poi. Oggi sai cosa, sai che sei su un terreno mineralizzato e quindi lui te lo sta facendo sentire questo gracchiare, è un terreno mineralizzato, ok, ma gli dì sono buoni, sono alti, 99, 59, adesso vediamo, è qua, 70, 87, 99, 88, 99, 91, 98, 96, quindi è inconfondibile questo suono, è inconfondibile, lo scavi questo, ok? Di qua invece, solo da un lato non lo scaveresti, quindi... consiglio che do anche a me stesso è che quando sei su un target che hai dei dubbi, giraci intorno, fai un 90 gradi almeno, perché sennò lo lasci lì sotto. Va bene, questo è un chiodo arrugginito perché va sul ferro e sale molto lì di, la ruggine alza lì di, ma dobbiamo guardarlo.
dobbiamo guardarlo per forza, questo punto, questo chiodo arrugginito, dobbiamo guardarlo per forza. Chiodo arrugginito o anche di più, più grosso, però sempre di ruggine parliamo. Vediamolo però, vediamo un po' se il mio caro Metal Jarre Tatti Gold è sempre bravo nel dirmi le cose prima di scavare. Vediamo un po', giù è questo. Questo è bello giù. Quindi è roba grossa, deve essere una barra magari. Qua. Più che giù, qua, in parte. Non può essere questo ferro, questo no. Quindi dove sei? Vediamo un po'. È lì sotto a questo punto, se siamo ancora lì sotto, gli diamo un'altra palata qua. Eccolo qua. Vediamo un po'. Sto ferro, dove si è finito? Che sberla! Eh sì, un pezzettone di ferro mica da ridere. Hai visto? Vediamolo bene questo pezzettone di ferro. Ma ferro? Ferro? Ferro o qualcos'altro? Aspettate un po'. Ferro o qualcos'altro? Così. Punto di domanda. Ferro o qualcos'altro? È massiccio. Questo sarebbe da lavare decisamente bene. Decisamente da lavare, questo non ha una forma, non ha una geometria. Non ha una geometria, una forma da dire, boh, è un pezzo di un trattore, come posso dirti? No? Cioè. Questo sicuramente è da pulire molto bene, poi lo porto alla macchina, un po' d'acqua dietro, proviamo a lavarlo un po' per quello che riusciamo, perché la mia impressione è che sia, non voglio dire un meteorite, perché comunque è da lavare bene, da vedere la porosità, perché se ha porosità non è un meteorite, ho visto foto di meteoriti, e quando li tagliano a fette in sezione all'interno non c'è il minimo spazio di una porosità tipo una bollicina d'aria. Questo perché non è possibile che materiali che arrivano dallo spazio possano avere dell'aria inclusa, capisci? Quindi non possono essere meteoriti quelle cose. Questo ho quasi l'impressione, perché non sarebbe il primo che lo vedo, comunque ripeto, da lavare, ho come l'impressione che questo sia, sì, probabilmente questo è un altro ice rude. Per chi non lo sa, sì, quindi ancora prima di 2000 anni fa i popoli usavano ice rude, cioè pezzi di ferro agglomerati apposta con diversi materiali, e le usavano per scambiarsi le cose.
Ice Rude. Ho fatto una ricerca e vedrete che assomigliano tutto a queste cose qui in mano. Ice Rude, quindi è una moneta premonetale. Questo è già un bel pezzo di Ice Rude. Probabilmente con questo si compravano, con un pezzettone così probabilmente ti compravi, non so, due capre, quattro galletti, che ne so io, 2, 4, 5 conigli. Ice Rude, premoneta. Ok, bene, chiudiamo ragazzi. Bah, decisamente direi di finire qua. Abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto che questa piastrina si comporta decisamente bene. Abbiamo scavato veramente pochissima immondizia. L'immondizia che ho scavato l'ho scavata volontariamente, perché la piastra è stata molto 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 precisa nell'indicarmi cosa era, e quindi ho scavato solo perché stiamo facendo il video, e quindi ho scavato un pezzettino di ferro, qualche lamierino, ma e adesso abbiamo visto che sotto i 60 non si scava nulla. Non si scava sotto i 60 con questa piastra qua. Bene, spegniamo tutto. Spero che questa sessione vi è piaciuta, vi possa aver fatto imparare un pochino, per chi non conosceva il metal detecting, vi ha fatto conoscere un pochino questo sport, questo hobby, che è decisamente sano. È uno sport sano, un hobby sano, da stare all'aperto, nella natura, nei campi, nei boschi. Si scava la storia, come avete visto, si scava la storia. E cosa dire ancora? Se ti va, metti un bel pollicione. Intanto vi faccio vedere cosa abbiamo trovato fino a qui, che tanto adesso poi me ne vado, però vediamo un attimino insieme cosa abbiamo trovato. Mettiamo qua sulla piastra. Sì, mettiamoci qua sulla piastra. Abbiamo trovato un Ice Rude. Ice Rude o meteorite, non ci sono soluzioni. Io credo più Ice Rude che meteorite, però è da lavare e guardare bene la porosità. Se non è poroso per niente è un meteorite, ma se è poroso, che sembra quasi un conglomerato di fusione, allora è un Ice Rude. Ecco, poi abbiamo trovato un po' di lamierini, sì, li abbiamo trovati, è vero, tutti i lamierini li abbiamo trovati. Aspetta un po', ne ho trovato anche questo qua, porcheria. Poi abbiamo trovato anche questo. No, questo qui l'avevo trovato un'altra volta, un pezzo di rame. Va bene, comunque oggi abbiamo trovato questi 3 o 4 passaggi qua che ho fatto, non ho fatto tutto il campo, però abbiamo trovato un pezzettone di piombo pesantissimo, un pezzetto di, probabilmente, so, forse era di un cucchiaio, so, di un ornamento da cucina, qualcosa, non so. E poi questo pezzettone qui, che potrebbe essere solo due cose, Allora potrebbe essere, come ho detto, un Ice Rude, quindi un premonetale, moneta che si usava prima del conio dei romani per scambiarsi oggetti, per scambiarsi cose, per comprare, non so, una pecora, una capra, il pane, il latte, il formaggi, un terreno, che ne so, comunque premonetale Ice Rude. Questo qui, e poi a parte questo, abbiamo trovato un po' di schifezze. Trovate tutte da, diciamo, da 40 a 60 queste cose qua, lamierini, tutta cosa di alluminio, tutte schifezze. Sopra i 90 abbiamo trovato queste cose qua, cioè sopra i 60, dai 60 ai 95 più o meno, ok? Poi abbiamo fatto anche dei bei test con le monetine, abbiamo visto che le monetine tutto sopra i 90 e tutto quanto.
Bene ragazzi, il video finisce qua, vi saluto, spero che vi è piaciuto, se non sei iscritto iscriviti, un commento, un like se ti fa piacere, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi, ciao.